In diretta dall'autodromo nazionale di Monza in Italia va in scena il dodicesimo round della Premier League, stagione agonistica 2023-2024. Buonasera, amici di Formula Italian Team, da parte di Raffaele Lelli per voi Rossi, insieme a me in cabina di commento il caro Alessandro Galliano in Arte Galliance. Ciao Ale. Benvenuti a tutti e benvenuto Raffaele. Vietato anche senza il permesso della direzione gara mettere una ruota in pista, questa sera rappresentata da Andrea Badolato. Ciao Andrea. Ciao Raffaele, ciao Alessandro, buonasera a tutti. E come di consueto, allora, l'ultima tappa europea è quella dell'autodromo nazionale di Monza. I cancelli del Parco Reale si spalancano davanti ai piloti della Premier League che inaugurano la settimana Brianzola con i campionati targati Formula Italian Team. Come detto, l'ultima tappa europea, giungiamo qui con un campionato piloti essenzialmente riaperto per quanto riguarda la categoria cadetta al 50% dopo un roller coaster olandese, visto i saliscendi e le emozioni che abbiamo vissuto nell'ultimo GP con la Prime. Ritiro primo per il leader del campionato, primo stagionale e della sua carriera, visto il suo primo anno qui su Formula Italian Team. Ne ha approfittato River Marathon, primo degli inseguitori in classifica, per amministrare la leadership fino ad una safety car che poi l'ha posizionato dietro Upip, ha avuto con lui un contatto. Ne ha approfittato Ruggio per andare ruota a ruota con Upip per tanti giri, un gran bel duello. Ha vinto il pilota Ferrari in questa battaglia, ha ripreso Emis e sul finale ha chiuso un sorpasso tra virgolette poco empatico, ma specchio di una grande velocità da parte del pilota Ferrari, di qualche timidezza diciamo ancora sul bagnato per invece Emanuele Nardacci, il Narte Emis 72. Come vedete, 5 minuti quasi al termine di questa sessione di qualificazione. Vi mando in sovrimpressione la grafica per quanto riguarda non solo i tempi ma anche le classifiche, che insomma è un tema, come detto, è il tema del, perdonami la ripetizione, del campionato piloti riaperto. Nel mentre che per quanto riguarda i tempi per il momento fatti registrare in pista, Crick è stato l'unico ad andare sotto il muro dell'1.20 in 1.19.868. Vuole sicuramente rifarsi dalla pessima, purtroppo per lui, prestazione in Olanda. Come vedete, eccola qui la grafica in sovrimpressione: 40 lunghezza all'incirca di scarto tra la vetta, River e Ruggio. Blindato essenzialmente il quarto posto per Emis, mentre l'ultimo biglietto per l'accesso alle Fit Finals è conteso tra Tartaruga ed Upip. Vi mando anche la grafica per quanto riguarda i costruttori, dove nonostante diciamo la debacle McLaren in terra olandese ha comunque un ampio margine di una settantina di punti all'incirca sulla Red Bull ed un centinaio invece sulla Ferrari. Ale, cosa possiamo aspettarci da questo GP? Insomma, una Prime che, come abbiamo detto, vede almeno nella speranza di River Marathon e di Ruggio la possibilità di riagguantare il fuggitivo Crick. Ma possiamo veramente aspettarci un sacco di cose. Monza è certamente una pista non facile, perché nasconde tantissime insidie, ma è una pista molto conosciuta, essendo il nostro Gran Premio di casa. Anche i piloti che magari riescono a provare un pochino di meno durante la settimana conoscono comunque qualche segreto, qualche traiettoria in più rispetto magari ad un circuito più nuovo. Quindi potremmo anche aspettarci delle sorprese oltre che ai soliti. Nella lista dei piloti partenti si segnalano purtroppo le ennesime assenze per Leopoldo, Giancini e Osvaldo Pott. Felice invece di trovare di nuovo la wildcard il Rosso 93, che se le telecamere marchiate con le master aiutano, anche perché siamo a bordo con lui con la telecamera posta appena sopra il casco, in discesa sul rettilineo del serraglio, poi leggera salita dentro alla Ascari per il Rosso, che dovrebbe, no, credo sia un giro di riposo, perché le parziali sono abbastanza alti quelli del T1, parziali record, vedremo, lo potete scoprire ovviamente seguendo sul nostro sito www.formulatalentteam.com e il track e l'altami nella sezione statistiche. Da lì potete snocciolare nel migliore dei modi ciò che stanno combinando i vari piloti in pista. C'è Naspas in questo momento nel suo giro veloce, 26.765 nel T1 per il momento, il record fatto registrare in quel settore da parte di Crick, 26.441. Essenzialmente c'è la staccata della prima variante e poi curva grande da fare in pieno, stare sulla destra per fare quanti meno metri possibili, e poi si arriva alla staccata della variante della Roggia, ma la foto c'è, lui al T1 è posta abbondantemente prima della staccata di quella strettissima chicane che caratterizza il T2 insieme alle due curve di Lesmo, la seconda particolarmente insidiosa perché bisogna sfruttare ogni centimetro in uscita su un cordolo abbastanza pericoloso nel corso degli anni per i nostri campionati, ha tratto in inganno tantissimi piloti e bisogna portare ovviamente tanta velocità lì in uscita da quella curva per il rettilineo del serraglio, mentre il Naspas va in settima posizione, un secondo e mezzo dalla pole, non male se conferma quello che dicevi te Ale, del fatto che anche i piloti magari non riescono a provare troppo i
5 km e qualcosa, 5 e mezzo se non vado errato, sono essenzialmente 11 curve. Basta evitare, diciamo, i panettoni interni che sono veramente pericolosi, interni ai corduli che sono veramente pericolosi anche quest'anno. Vedo Crick uscire soltanto adesso, non manca tantissimo, è uscito assieme a Tartaruga, probabilmente riuscirà a finire il giro perché manca 1:40, però attenzione perché se dovesse trovare qualcuno nel giro lanciato potrebbe rischiare di non farcela, così come il suo compagno di squadra. Sì, aiutiamoci allora anche con la mappa in sovrimpressione, nonostante diciamo i ranghi ridotti, sebbene fa piacere ritrovare in pista di nuovo presente anche Biagio, quindi ritroviamo qualche presenza in più. Tartaruga la scorsa settimana assente, che è riuscito a prendere il controllo della sua vettura ed è quindi presente. C'è una Haas alla parabolica che rientra pericolosamente, non c'è da capire chi fosse. Alex Pilotino, forse un errore alla, che in realtà mi è stata rinominata Alboreto negli ultimi anni, quindi andiamo ad aggiornare anche da questo punto di vista. Seguiamo allora quest'ultimo tentativo anche con apprensione, se Crick riesce a lanciarsi senza troppe difficoltà. Ci sono 50 secondi ancora, tre vetture davanti a lui, ma non dovrebbe avere troppe difficoltà. Vediamo chi c'è nel proprio tentativo. Robby ha già migliorato il suo parziale andando in sesta posizione, appena sopra di un millesimo dal secondo, dalla pole. Errore di Biagio, Raffaele. Ah, alla prima di Lerma, credo, simile a Hamilton, sì, nel 2012, tanto per restare in, con nickname di piloti da qualità, visto il fervore a Maranello. A proposito, buon Lewis Hamilton alla Ferrari a tutti. Iniziato anche l'ultimo tentativo da parte di Emis, pista amica questa per lui, due pole position nel 2020 e lo scorso anno nel 2022, poi la vittoria a risa a colui che è qui con noi in cabina di commento. Annullato intanto il tempo per Black Biagio e quindi termina qui la sua sessione di qualificazione dopo quell'errore, sbandierata adesso la bandiera a scacchi sulla rete filo principale, quindi vediamo come si sta comportando Emis nel T1, appena 5 millesimi dal suo tempo, che è un 26.596, 26.367 per River Marathon, che forse no, non si è trovato con la scia di Robby. Avevo visto le due Ferrari vicino, forse Ruggio e Naspaz sono riusciti ad aiutarsi nel lungo rettilineo principale. Vediamo come si comporta Emis all'Ascari, preciso per il richiamo a destra e poi fortissimo riuscita sulla sinistra, non sfrutta ogni metro. Forse conservativo sotto questo punto di vista, un po' di sotto in ingresso per River Marathon, non preciso il richiamo sulla destra e ciò si tramuta in ulteriore sottosterzo in uscita dalla variante Ascari, ma tutto sommato porta una buona velocità. Sembra molto più composto invece Ruggio, preciso, smooth, lineare, lo stesso Crick agganciatissimo al cordolo interno, grande giro, almeno grande passaggio questo per Crick. Emis chiude la sua qualifica in terza posizione, diamo River Marathon in seconda, 173 millesimi da Crick. Ruggio è in linea almeno nel T1, nel T2 non perfetto, vediamo se riesce a battere il tempo di Crick, non ce la fa, si ferma a due decimi, credo stia arrivando con un T2 Monster Crick per andare sul 19,5, 19,425, si rifà abbondantemente, diciamo che l'Olanda gli ha privato nella sessione di qualificazione per un contatto con Ezio in gara, per invece per un suo errore nelle prime fasi di una gara comunque segnata dalla una pesante pioggia. E quindi una grande prova di forza subito da parte del leader del campionato, che rifila 6 decimi a River Marathon, che sembrava in linea nel T1, poi forse è venuta fuori un po' un setup leggermente, almeno dalle telecamere esterne, ciò che all'incirca sono riuscito ad intuire, leggermente più scarico almeno alla, per River Marathon, per come è andato in sottosterzo sia all'ingresso che al centro della Scari. Invece Crick agganciato a sfiorare i panettoni interni, avevamo anche la telecamera postata dietro per apprezzare gli eventuali movimenti al posteriore, invece McLaren è precisissima in quel frangente. Naspaz che sta concludendo il giro però lento, quindi abortisce, terminerà la sua qualifica in nona posizione, è l'ultimo pilota, l'unico pilota a non aver ancora oltrepassato la bandiera a scacchi, quindi possiamo dire che la qualifica è chiusa, con comunque, se vogliamo, tutti quanti i piloti top che si mettono là davanti. Un bel colpo sì anche per la McLaren, con Tartaruga che si mette subito lì ad insidiare gli inseguitori al leader della classifica River Marathon e Ruggio. Buon piazzamento quindi per Tartaruga, appannato Emis un secondo su questa pista, è parecchio, insomma, ci aspettava, almeno me lo aspettavo di vederlo decisamente più in lotta almeno con River Marathon e Ruggio, rispetto a invece un Crick che ha fatto il pandemonio
sul cronometro. C'è una spazio che sta tornando in box, quindi tutto bene. Il bot di Crick evita la Red Bull, speriamo non arrivino qualche penalità pericolosa. È la settima pole stagionale per Crick. Dopo Jeddah, Baku, Spagna, Silverstone, Austria, il Belgio, si prende anche l'Italia, il leader della classifica in quella che ad oggi ha visto 5 diversi poleman come stagione di Prime, come detto 7 per Crick, 2 per Emis, 1 invece per Osvaldo Pot, Ruggio e River Marathon. Questa è la classifica dei tempi in sovrimpressione. Ci prendiamo un rapidissimo attimo di pubblicità, visto che qui abbiamo tempo anche per fare il giro di formazione, e poi torniamo subito ovviamente con il Gran Premio d'Italia per la Prime League 2023-2024. Amici di Formula Italian Team, sono qui e per un annuncio importante. Ebbene sì, vogliamo farvi un regalo. Un regalo? Di che si tratta, dai? Un momento, ci arrivo. Mi dai un secondino, arrivo. Dai Luca, non tenerci sulle spine che stiamo provando. Cosa bolle in pentola? Vogliamo farvi un regalo, anzi due. Ma come fare? Molto semplice. Vi basta seguirci su Twitch, infatti alla fine di maggio, alla fine della nostra stagione agonistica, due regali, entrambi estratti a sorte. Il primo, fra gli abbonati che ci avranno sostenuto per almeno 3 mesi consecutivi, da 3 a 5 mesi per la precisione, e il secondo, un pochettino più grande, estratto fra gli abbonati che ci avranno sostenuto per 6 mesi o più. Ma non ci credo. Ma Luca, sei serio? Allora corro subito. Ma non scherzare, dei regali, assurdo. Ma chi se ne frega delle Master, io vi saluto. Ciao ragazzi. E quindi non perdete tempo, andate su Twitch, seguiteci e rinnovate il vostro abbonamento, o iniziate a farlo, valgono tutti gli abbonamenti, anche Prime, perché se avete Prime e non lo sapete, su Twitch l'abbonamento è completamente gratuito. Sì, vabbè Luca, ho capito tutto, va bene tutto, però dici che cos'è sto regalo, cioè vogliamo sapere qualcosa, dai. Adesso vuoi sapere un pochettino troppe cose, rimanete sintonizzati qui, vi faremo sapere anche qual è il vostro regalo. Nel frattempo ci vediamo su Twitch. Di nuovo in diretta con questo 12° round per la Premier League 2023-2024, Gran Premio d'Italia nell'Autodromo Nazionale di Monza, semafori tra poco verdi con la luce verde fissa per dare il via libera ai piloti di iniziare il giro di formazione. Vi recupero intanto la grafica con la griglia di partenza per insomma andare a snocciolare anche poi quelle che saranno le scelte strategiche fatte dai piloti. Come di consueto al 50% ci si aspetta tutto sommato la sosta singola. Sono curioso di vedere chi avrà preferito la rossa rispetto alla gialla, che diciamo è l'unico snodo strategico. Sì, come detto, mi aspetto rossa bianca o gialla bianca per andare ad affrontare le 27 tornate del Gran Premio d'Italia a Monza. Eccola qui in sovrimpressione la griglia di partenza, come di consueto curata completamente da Formula Italian Team. Tex in 13esima posizione, dobbiamo aggiornare, non gli ha caricato la GIF. 12esima posizione per Alex Pilottino ed 11esima per Ezio, i due piloti che si contendono la top 10 in classifica generale. 10ª posizione invece per la wildcard in Alfa Tauri, il rosso 93, il sempre bellissimo Naspaz in nona piazza. 8ª posizione per Black Viaggio e 7ª per le sportissime invece Robby, settimana prossima a festeggiare a Singapore le 200 gare su Formula Italian Team. 6ª casella per Ubi, ben ritrovato dopo l'Olanda, sempre lì in palla. 5ª per Emis, 4ª per Tartaruga, che non lo vedete dalla grafica perché è entrato in corso, quindi non si è aggiornato bene. 3ª invece casella per Ruggio, 2ª posizione per colui che insegue il leader del campionato, River Marathon in seconda, e Crick che ha dominato essenzialmente la sessione di qualificazione rifilando più di mezzo secondo a tutta la concorrenza. Ne parlavamo anche a microfoni spenti, sarà interessante vedere se è stata una semplice scelta di setup o un Crick che ha appena visto il ritiro in Olanda e subito venuto a provare qui in Monza per rifarsi, dominare, rimettere le cose in chiaro in un campionato che ad oggi si è riaperto con una quarantina di punti a separare i contendenti e che quindi dà sicuramente più morale a tutti quanti i piloti presenti in pista dopo, diciamo, la parte centrale di stagione che aveva visto Crick allungare prepotentemente. Eccola di nuovo qui la classifica in sovrimpressione, ma diamo spazio in questo momento ai piloti che vanno sulla griglia di partenza pronti ad iniziare quindi questi 27 giri, come di consueto 150 km a distanza di gara all'incirca,
ed è il, come già detto, anche 12esimo round con la Premier League 2023-2024. Piloti chiamati a parcheggiare nel migliore dei modi, posizionare nel migliore dei modi le proprie vetture sulla griglia di partenza. Ci siamo con Cricchia, River Marathon, Rouge e Tartaruga in prima fila. Speriamo che le telecamere questa volta ci aiutino, visto che in Olanda non erano posizionate nel migliore dei modi per apprezzare il rilascio e la frizione, i primi metri da parte dei piloti. Qualche squalifica per un parcheggio non perfetto per Roby e Naspaz. Tra pochissimo il via quindi dell'ultima tappa europea della stagione, prima marcia pronta ad essere innestata da parte di tutti i piloti, frizione in mano, semafori si vanno ad accendere, on board con Tartaruga per apprezzare lo scarto delle prime due file. Freddezza e reattività e parte il Gran Premio d'Italia con la Prime League. Buonissimo il pattinamento invece di River Marathon, sembrava buono ai primi metri, e quindi Tartaruga che si vede però schiacciato verso il muretto tra Ruggio e River Marathon. Gira senza problemi Crick in curva 1, River che prova ad affondare, no, un lungo di Upip che travolge River e Ruggio. Qui ci saranno pesanti sanzioni credo del post-gara ed anche pesanti danni per River, che è stato completamente travolto all'anteriore sinistra. Idem per quanto riguarda Ruggio, vediamo se c'è un aggiornamento per quanto riguarda il live timing. Pesantissimo danno al fondo per River Marathon, sarà un miracolo arrivare con questo danno fino alla bandiera a scacchi. Pesante danno all'ala per Upip, salvo per il momento Ruggio. Qualche danno al fondo anche per Robby, che a centro gruppo si è visto essenzialmente passeggero di una diverse vetture imbizzarrite. Sì, Upip che ha clamorosamente mancato il punto di staccata, ovviamente non c'è dolo in questa azione, ma si trovava molto dietro, comunque si trova in terza, se non addirittura quarta fila in partenza. Ritrovarsi affiancato a River vuol dire avere totalmente mancato il punto di frenata, sarà stato ingannato probabilmente da qualche traiettoria dei piloti davanti. Fatto sta che l'errore è grave e, come dici te, non siamo noi i giudici di gara, ma immaginiamo che possa arrivare una penalità post gara. In tutto ciò ne approfitta Naspaz per guadagnare 4 posizioni dalla sua casella di partenza, andare a chiudere il giro in quinta posizione. Un errore da parte di Ruggio che viene sopravanzato da Tartaruga, tiene botta per il momento River Marathon, che anzi riesce ad allungare rispetto a un Tartaruga che, come già detto, è andato in battaglia con Ruggio. Naspaz si avvicina a Ruggio, attenzione a Naspaz che in casa Ferrari magari qui si va a bisticciare in modalità Sainz Leclerc. È presto, per carità, primo giro dei 27 da dover percorrere. Un po' di caos, o almeno azione a centro gruppo, con, per la verità, per come era posizionato Ezio, credo sia arrivato leggermente lungo a curva 1. C'è ancora una vettura lì dietro, è Biagio che stava facendo dei tunni in uscita dalla prima variante. Riparte in 13esima ed ultima posizione. Ancora vanno insieme Robby ed Ezio, decide di alzare il piede il pilota Aston Martin all'ingresso della variante della Roggia, tanto sotto qui. Mentre che Emis dentro alla prima di Lesmo rispetto a Naspaz, credo un errore magari all'uscita dalla Roggia da parte di Paolo Nasonte, cioè gli ha compromesso la velocità verso la prima curva di Lesme. Emis si infila per ottenere la quinta casella, allunga e insomma quasi già non li vede più negli specchietti. È già uscito dalla variante Ascari, mentre che River Marathon entra il leader del campionato e di questo GP, Crick, che è col tempo che i parziali si aggiornano targati con The Master. Vediamo il distacco, credo lo potete avere invece già preciso, sì, sul live timing, 4 secondi e 6 per il momento tra Crick e River Marathon. Distacco che si andrà ad aggiornare, me lo auguro, da parte del gioco anche in questo momento. 1:22.929 il suo giro. 1:08 per Tartaruga. DRS si va ad abilitare in questo momento. Ci sono stati altri danni anche molto pesanti al fondo, sia per Robby che per Ezio. Ed anche il rosso ha ricevuto anche un danno all'ala sulla paratia laterale sinistra. Insomma, primi geriale davvero rocamboleschi. È un classico quello della prima variante qui a Monza. L'abbiamo imparato anche con le GT nell'Endurance che hanno ospitato Jay, Fleming, Manuel e Luigi. Beh, certamente curva 1 invoglia tantissimo i piloti a guadagnare posizioni, soprattutto in queste gare, se così vogliamo chiamare, sprint, quindi al 50%, nella quale la posizione in partenza è molto importante. La cosa però negativa è che ovviamente se si rischia troppo si rischia di gettare alle ortiche la propria gara e rischiare anche quella degli altri. In questo Crick sta veramente volando, probabilmente la sfortuna accumulata nelle ultime gare si è tutta quanta riversata a suo favore. 6 secondi e 3 di vantaggio su un River che, come hai detto tu, sta guidando una macchina con a questo punto un carico aerodinamico veramente basso, date già le ali molto molto scariche per questo circuito.
Brillante intanto l'incrocio da parte dei Rosso 93 nei confronti di un Ezio che è andato lungo alla staccata della variante della Roggia, saltato totalmente, ha tagliato il richiamo verso destra saltando sul panettone interno al corner. Bravo e attento il Rosso ad incrociare il prima possibile e prendersi la ottava posizione. C'è stato anche un errore da parte di Tex che ha perso la posizione rispetto ad Upip. River non so se lascia strada, credo siano arrivati con il DRS sia Tartaruga che Ruggia e magari River non ha opposto resistenza, forse si accoda da entrambi per trainarsi con il DRS. Sì, sarà difficile perché il danno è veramente 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 grande, dovrà cercare di limitare il più possibile i danni per l'appunto. Intanto abbiamo intravisto, perché le telecamere non hanno aiutato in quel frangente, un contatto tra Roby, Ezio e Rosso, erano in tre in uscita dalla prima variante, il Rosso si ritrova completamente senza ala in questo momento, su Alfa Tauri decisamente azzoppata, dovrà lasciar correre credo Alex Pilotino ed Upip che lì dietro anche gli cerca la risalita, invece va a tamponare all'ingresso della prima variante della prima di Lesmo, va a tamponare Alex Pilotino, safety car per i troppi detriti in pista per l'ala del Rosso, l'ala di Upip e forse qualche dettaglio dell'ala posteriore anche di Alex Pilotino, miracolosamente invece illesa da quanto ci segnala il lifetime. E adesso bisogna vedere se Crick con gomma soft rientrerà in box per un'ipotetica hard e arrivare fino in fondo. Non saprei dire se ce la potrà fare la gomma bianca, fatto sta che sono comunque tanti giri, Crick che rimane fuori e quindi immagino che anche Tartaruga e tutti quanti i piloti che non hanno danni rimarranno in pista. E invece no, Tartaruga che aveva la media rientra. Sì, avevamo dimenticato di affrontare questo tema nel giro di formazione, sono partiti tutti con gomma gialla, fatta eccezione per Crick, Emis, Naspaz e Tex. La maggior parte dei piloti, come detto, si andranno a fermare, il Rosso, Upip, visto il danno all'ala, credo anche Tex, per magari mettersi su una gialla ed aspettare, o forse già la Hard, si può pensare che due giri li facciamo sotto safety, credo una ventina di giri la Hard possa già tenerli. Rosso, Alex e Lupip anche loro si fermano, Tartaruga dopo la sosta è andato su gomma bianca, quindi arte per lui per cercare di arrivare fino alla fine. Vediamo come si muovono questi altri piloti, per primo Alex Pilotino bianca, Upip va a sostituire anche l'ala, idem il Rosso che va a calzare la gomma gialla, bianca invece per Upip. Però con il fatto che i piloti davanti, molti piloti davanti, nonostante abbiano la gomma rossa, non si siano fermati, vuol dire che è critico arrivare in fondo con l'hard. Probabilmente questi piloti che si sono appena fermati sperano in un'altra safety car, magari quando i piloti che non hanno ancora effettuato la sosta l'avranno effettuata, immagino a questo punto attorno il giro 10-12 vista anche la safety car. Dalla chat tifo per il Rosso, Antonio ci domandava se stesse piovendo alle 9.52, quindi durante la sessione di qualificazione no, era soltanto coperto il meteo, è stato tutto per tutto il tempo in quel modo, non è arrivata la pioggia sul circuito di Monza. Danno al fondo arancione per River, esattamente, se ci fosse una bandiera rossa quel danno si toglie? Non ne ho la benché minima idea, chiedo scusa, non so se te Ale hai avuto modo di provarlo. Non credo, credo sia soltanto l'alettone a essere riparato, non ho mai affrontato la bandiera rossa da quando è stata aggiunta quest'anno la Codemasters, quindi non ho potuto testare in prima persona, ma da quanto ricordo il fondo non può essere aggiustato come anche realistico che sia, mentre qualcuno rientra nuovamente in box. Come Verstappen quando c'è stata la bandiera rossa in Ungheria qualche anno fa in occasione della vittoria di Esteban Ocon, ovviamente sì, la bandiera rossa ti permette di lavorare sulla macchina, ma il cambio del fondo richiede veramente molto tempo e non si riesce in così poco a cambiare tutta quanta la struttura della vettura. Sì, credo forse l'ala posteriore riuscirebbero magari nella realtà, nel gioco ecco, sarebbe interessante lunga, sì. Capire se si resettano totalmente i danni, no? Insomma, non abbiamo troppo tempo per testare le strategie, figuriamoci anche questi dettagli che però effettivamente sono importanti. In sport non abbiamo avuto modo di accertarcene poiché la bandiera rossa è sempre arrivata durante le partenze e negli altri campionati effettivamente non abbiamo ancora visto una bandiera rossa legata a degli incidenti nel corso della gara, soltanto la safety car ecco la rossa utilizzata in partenza a Jeddah, ricordo in Prime, ma ovviamente le vetture erano abbondantemente sane visto che dovevano ancora lasciare la griglia di partenza.
Recap per quanto riguarda le gomme: dalla prima alla nona posizione hanno tutti una gomma usurata, quella con la quale sono partiti. 5 piloti su gomma gialla: Ruggio, River, Roby, Ezio e Black Biagio. 3 di questi altri invece sono Crick, Emis e Naspaz. Con la gomma rossa c'è anche Tartaruga in ottava posizione, quindi già davanti a Biagio, con la gomma hard nuova anche per Alex Pilotino, Tex, Upip e il rosso 93, invece è stato l'unico dei piloti a fermarsi con questa safety car ad andare su gomma gialla. È un tema la ripartenza dalla safety car qui a Monza, ecco, infatti, eccola. Arriva troppo in ritardo e sarà un dramma adesso per i piloti nelle retrovie. Pronto a tornare sul gas Crick e a portarsi nello zainetto, se si mette un gruppo selvaggissimo. Non attento invece Ruggio in questa ripartenza, bravi i ragazzi dietro, perché ho visto prendere spazio anche da parte di Black Biagio. Subito all'attacco invece River nei confronti di Ruggio, me l'aspettavo guardingo come ha fatto in precedenza lasciando strada. Forse spinge nei confronti di Ruggio per forzarlo a un piccolo errore, che arriva infatti in trazione. E dietro bravi questa volta alla prima variante a rispettarsi i piloti. Va in seconda casella allora River Marathon. Naspaz si vede negli specchietti arrivare Tartaruga già con gomma nuova, che deve prima però affrontare e chiudere la manovra nei confronti di Roby, che va profondo in frenata, si avvicina molto a Naspaz, che anche egli aveva allungato la staccata proprio per evitare eventuali tamponamenti. Esce davvero forte Tartaruga rispetto a Roby, che all'interno della prima di Lesmo riesce a chiudere il sorpasso. Già in sesta casella Tartaruga. Naspaz ed Emis saranno due prede, non dico facili, ma insomma tra qualche giro la gomma rossa dovrebbe avere il primo calo. Il rosso davanti invece Crick riprende tantissimo spazio. River, che come abbiamo detto prima ha un carico aerodinamico molto basso nei rettilinei, vola, abbiamo visto adesso il sorpasso su Ruggio, però nelle curve guardate come perde, siamo già a 3 secondi di distacco in nemmeno un giro. Si fatica davvero a girare a centro curva, gli rampa addosso Ruggio 81, quasi compromette la scia. E attenzione perché potrebbe arrivare invece di slancio Emis dall'ala posteriore di River, si vede affiancato da Ruggio lungo il rettilineo, ma quasi allunga la Red Bull rispetto alla Ferrari, mentre lì dietro quasi si va in tre con Tartaruga e Naspaz. Si difende allora River, vediamo come si muove Naspaz per difendersi da Tartaruga. Nulla da fare all'esterno, Tartaruga chiude il sorpasso, fa lo stesso Ezio nei confronti di Roby. Ancora spazio tra River e Ruggio, curva grande verso la staccata della Roggia, con Ruggio che punta verso l'interno della chicana, alza il piede, aspetta probabilmente il DRS, va davvero tardi sui freni River Marathon, non dovrebbe uscire troppo lento da questa variante per offrire il fianco a Ruggio. Così è, bandiera gialla nel T2 per Biagio in testa quella della Roggia, posizione strana credo, contatto virtual. Ah, c'era anche il rosso in testa coda, allora sono arrivati a contatto tra di loro. Sì, e danno all'alettone rosso, appunto per il rosso, chiedo scusa per il gioco di parole, e quindi virtual safety car dovuta ai troppi attriti in pista. Una gara che fatica a carburare, certamente di tutte queste neutralizzazioni non ne è felice Crick, anche perché Delta qui con queste velocità così elevate, i bot che ovviamente, sebbene siamo sull'80 mi pare per la Prime, girano effettivamente più lenti dei piloti reali. Il Delta è impostato altissimo, quindi quando di colpo si va nel rosso, di nuovo per restare nel tema rosso 93, la rossa e il rosso di Hamilton, mannaggia, questa sera è faticoso. Tanto c'è stato anche un danno al fondo per Black Biagio, dicevo, insomma, difficile anche rimanere con il Delta Time positivo ed evitare drive-thru nel corso di regime di Virtual Safety Car. DRS che viene abilitato in questo momento, bandiera verde per cominciare il nono giro di 27, 6 e mezzo di gara all'incirca, con sempre Crick che allunga, è arrivato il sorpasso da parte di Upip su Tex, piloti con la bianca che stanno cercando di risalire il gruppo. Tartaruga al prossimo obiettivo in Emis 72, che si è staccato invece rispetto alla coppia River Marathon e Ruggio. Non bella qui la variante della Roggia da parte di Emis, fatica già il posteriore a girare, non segue per nulla la vettura, intanto di nuovo bandiere gialle questa volta per Ezio, che è sempre alla Roggia, forse un semi testa coda perché per il momento è pulito. Va invece Tartaruga rispetto ad Emis, l'esterno su questa lieve piega verso sinistra nel rettilineo del serraglio, discesa e poi salita verso la Scari, già in quarta Tartaruga e con una sosta di vantaggio essenzialmente, se riesce a far arrivare questa gomma fino alla bandiera a scacchi.
Sì, se non fosse che Crick ormai ha preso il largo, potrebbe essere tranquillamente uno, se non il contendente con più probabilità alla vittoria, ma il suo compagno di squadra. Ale? Andre? 1, 2, 3, siamo live, ci siamo. La live la vedo che va. Discord. Sì, sì, eccomi, scusate che avevo il silenzio. No, vi sentivo perfettamente. Allora forse non so se c'è Ale, perché mi si è interrotto di colpo sul discorso. Non sento Alessandro nemmeno io, non so se magari vediamo se riesce ad uscire e rientrare, perché tanto Discord fa il simpatico sotto questo. Ecco, forse ora è rientrato, sì. Noi nel mentre ci spostiamo su Tartaruga, che si è andato a prendere la posizione nei confronti di River Marathon nel lunghissimo retrino principale, approfittando della possibilità di utilizzare l'aereo mobile, prossimo obiettivo Rugio, e poi a 5 secondi e 6, ciò della quale ci raccontava il caro Gallians, la possibilità, non dico di infastidire, ma mettere qualche pensiero al suo caposquadra, almeno classifica alla mano, Crick, che trova quindi nel suo compagno di scuderia, almeno in questo momento della gara, l'eventuale primo rivale. L'ultimo giro non aiuta per quanto riguarda i distacchi, perché è stato neutralizzato dalla virtual safety car, quindi magari attendiamo la conclusione di questo per vedere i parziali tra i due compagni, sebbene diciamo sono segnati anche dalla possibilità di utilizzare il DRS da parte di Tartaruga per due volte, adesso anche sul retino del serraglio ed ora sul retino principale nei confronti di Rugio. Vi vado a preparare in sovrimpressione il compare proprio tra questi due ragazzacci in casa McLaren. McLaren che dopo lo 0, il doppio 0 dell'Olanda, allora per il momento si sfrega le mani per una possibile doppietta, 7 decimi in sfavore di Tartaruga, ma è la media degli ultimi 5 giri. Nell'ultimo giro invece Tartaruga ha girato solo un decimo più lento rispetto a Crick, come detto, tempo in parte segnato anche dalla possibilità di poter utilizzare il DRS. River che sembra leggermente più in difficoltà, nella speranza che mi si senta, ma credo sì. Oggi problemi tecnici ovunque, ci vuole il meme di Buzz Lightyear probabilmente. Il fatto sta che River con quel danno sta veramente facendo fatica e immagino stia dando in fondo alla batteria per cercare in qualche modo di rimanere in scia, di tenere il secondo per mantenere il DRS, ma veramente sarà molto complessa per lui guadagnare una posizione da podio, sarebbe veramente un miracolo. Peggiorano intanto i danni al centro gruppo, con Robby che è arrivato ad avere un arancione essenzialmente sul fondo della sua Red Bull. Robby milita in settima casella, insomma l'intensità è poco meno rispetto a quella di River Marathon. Qui all'ingresso dell'Alboreto Tartaruga davvero sotto lo scarico della Ferrari di Rugio, che adesso si vedrà sverniciato lungo il rettilineo principale. Per Tartaruga seconda posizione, settimo giro iniziato su questa gomma hard, ancora 16 da dover completare, quindi per completare il 27esimo. Qui a centro gruppo tanta azione con Naspaz che torna ai box, nel momento primo stint solido da parte di Naspaz, ha approfittato del caos alla prima variante per salire in top 5. Sì, è stato sopravanzato da qualche pilota, gialla invece per Naspaz, mannaggia, questo a livello strategico è un disastro. Almeno se la gialla poi riesce a coprirli questi 16 giri, bravo Polone, però ho i miei dubbi, ecco. Almeno da quello che sapevo la maggior parte puntavano su una gialla bianca o rossa bianca, poi magari invece i piloti sanno altro. Naspaz, vecchia volpe, a Monza profetizzò insomma la futura vittoria in Ferrari da parte di Leclerc quando ancora militava in Formula 3, quindi buon per Paolone se riesce a pescare questa carta matta per magari riuscire a rientrare nei primi 5 di questo GP. Bagarre invece tra Upip e Robby sul rettifilo del serraglio, con Upip che quasi rischia di andare con mezza vettura sull'erba all'interno di questa leggera piega verso sinistra, poi dall'esterno con grande velocità e l'ausilio del DRS riesce a chiudere la manovra. Sorpasso anche da parte di Biagio che dopo il testa coda cerca di risalire la china, va a sopravanzare l'altra Aston Martin, quella di Ezio, davanti a lui vede già la possibilità di utilizzare l'ala mobile nei confronti della Haas di Alex Pilotino. Ai box Rugio intanto. Rugio, immagino per l'Arda a questo punto, dato che ha già montato la gomma a mescola media. Sì. E anche per Rugio che dovrebbe uscire, credo, dietro Tex. Passa ora Tex, quindi Ferrari... ultimi due giri arriva la sosta per entrambi i piloti, si ferma Ezio anche lui
pronta sembra la bianca in lontananza. Si è confermata la bianca anche per Ezio. Upip è stato risopravanzato da Robby, che un po' con il danno al fondo, un po' con la possibilità magari di ancora, è rimasto nel secondo magari all'alboreto rispetto all'Aston Martin, e si è ripreso la posizione. Lì dietro invece Runghi, sia Alex che Black Biagio, con Biagio che chiude il sorpasso ma tagliando il richiamo verso destra, mentre Alex invece è andato in semi testa coda. Credo anche qui magari nel post gara qualche azione possa essere rivista, perché diciamo da regolamento alla mano non è rimasto in pista nel chiudere il sorpasso. Certamente anche Alex è finito in semi testa coda, quindi diciamo la posizione credo Biagio sarebbe riuscito lo stesso a prenderla. C'è arrivato però anche un contatto tra i due, perché Alex ha riportato un leggero danno sulla paratia di sinistra dell'ala. Insomma, chiara rocambolesca qui, tanto l'arco all'uscita della scala di Biagio, anch'egli prosegue con un danno giallo al fondo. Siamo verso un abbondante 40%. Si fermano intanto i primi della classe, escluso Tartaruga che ha già effettuato il suo pit stop. Crick va sulla gomma gialla, attenzione, quindi rossa gialla per Crick, che si è allungato la vita dello pneumatico più morbido con i due giri di safety car e quel mezzo giro di virtual. Questa telecamera dall'alto non aiuta a capire lo pneumatico calzato da River Maratone Davis. Arriva Rugio che si prende la posizione con un undercut nonostante la gomma più dura. River bianca, gialla per Davis, quindi diversi hanno differenziato la scelta della gomma per il secondo stint. Un Crick che è distante circa 16-17 secondi da Tartaruga, e sappiamo essere un bravo pilota, sappiamo certamente che Tartaruga avrà un cliff, ma dovrà stare attento anche perché davanti adesso si trova traffico largo. Qui nel frattempo il pilota della McLaren, che vediamo se riuscirà a superare con il DRS l'Aston Martin di Upip, sì, sorpasso più che agevole. Sì, era con grande vita di gomma, ma credo sia, insomma, di solito lì il gioco è abbastanza severo con gli avvisi. La fotocellula arriva da adesso ora il T2, non se... l'ingresso all'Ascari è abbastanza ottimista, anche se non ha preso un avviso in questo giro. Devo farmi dare qualche lezione, perché se l'ha giocato due bei jolly davvero sul millimetro, non sembra arrivare nulla, quindi bravo sotto questo punto di vista Crick magari a sfruttare questi il boost, il primo boost della gomma nuova che si va a calzare. Avrà adesso una vita facile nei confronti di Robby, che viene sverniciato questa freccia arancione che mette il mirino sul suo compagno di scuderia. 16 secondi da dover recuperare. Lotta anche tra Biagio ed Upip, poco empatica visto l'utilizzo del DRS. Idem per Ruccio, che sopravanza Tex. Ah, errore qui di Alex Pilotino in ingresso alla prima variante. Ha dovuto pinzare Ruccio per non tamponarlo nel richiamo di curva 2. Ha rischiato Hamilton Verstappen se Ruggio avesse tentato l'interno. Invece è saggio, calmo ad aspettare. Tutto sommato si gioca la zona podio con Emis e River Marathon abbastanza lontani. Non sono ancora riusciti a portare in temperatura la gomma, e anzi Emis si è messo davanti a River. Mi pare fosse abbastanza lontano in realtà Emis prima di effettuare la sosta rispetto a River Marathon. Forse non è perfetta in casa Red Bull, non perfetto anche magari qui lo switch all'Esmo 2 tra Tex ed Emis. È comunque comodo poter avere il DRS qui. Attenzione perché Emis arriva con grande velocità rispetto all'ex pilotino, che copre l'interno all'ingresso della Scari. Sfrutta ogni centimetro Emis, e il contatto era inevitabile. Il contatto tra le due Alpine è un disastro. Il ghosting non si è attivato, e a centro della pista Emis è stato completamente centrato il suo compagno di scuderia. Safety car per un Arachiri in casa Alpine. Alex, diciamo, ha lasciato poco spazio, credo, almeno dalla visuale che aveva. Sì, certamente. Fatto subito lei in quanti, guarda che trumma, una marmaglia selvaggia per rientrare in box. Scusi, ma figurati, certamente la Scari non è la staccata, più che altro la Scari non è il posto più facile per sorpassare, quantomeno appunto dopo la fase di frenata. E ci tengo però a precisare che adesso Tartaruga zitto zitto rientrerà in box, non so se davanti a Crick. Fatto sta che si troverà con, non so, probabilmente una gomma soft nuova, e potrà dire la sua. È un colpo, e come? Questa safety car fa avanzare quindi Crick, River,
Crick in realtà si era già sbarazzato del traffico, fa avanzare River dal traffico, Naspaz non si è fermato, Naspaz anche lì in quarta posizione, è oggettivamente ancora in gara, la safety car è ferma lì, attenzione ragazzi, evitatela, di dietro ho visto una Aston molto vicina nel panino Aston Martin c'era Ruggio, e recap gomme con Tartaruga al momento in prima posizione, ma può approfittarne per fermarsi, arriva adesso alla Alboreto a 16 secondi 8 di vantaggio con tutti quelli che devono rispettare il delta, può andare comodamente su una rossa visto che poi il tempo di far ricombattere il gruppo richiederà almeno due giri, e quindi una rossa con lo scarico di carburante può farcela davvero senza problemi. Si va ad aggiornare completamente il monitor dei tempi poiché Tartaruga va ai box adesso, Crick, anche Crick in realtà 14 secondi su River che a sua volta ne ha 16 su Naspaz. Io penso che fossi in questi piloti ti vai ad apparare tutti insomma sulla rossa, certo ha fatto due giri solo sulla media Crick, però invece continua. Forse non credo abbia un'altra rossa, andare tutti sulla rossa, ah dici sì, una usata dalla qualifica però. Sì, magari non so quanti tentativi abbia fatto in qualifica, ha fatto sta che probabilmente è andato su una scelta di gomme non più morbide, per dirla in questo modo. Probabilmente non aveva più gomme rosse nuove, ha preferito mantenere questa media che comunque è ancora molto fresca. E allora tutti con gomma nuova, fatta eccezione per Crick in prima posizione, River in terza e Naspaz in quarta, così come Ezio in settima, tutti gli altri hanno gomma rossa nuova per Tartaruga in seconda posizione, Biagio e Robin in quinta e sesta, gialla nuova invece per Ruggio, Upip, Alex Pilotino, Tex e Davis ancora in corsa ma in ultima posizione, arretrate in questo momento le due Alpine per una situazione, un contatto davvero sfortunoso con Ebis che si è andato a toccare con Alex Pilotino all'ingresso della variante Ascari, è rimasto lì piantato sul punto di corda, essenzialmente richiama verso destra, ha potuto fare davvero poco Tex anche perché credo si vada entri credo sopra i 200 orari, magari dopo approfittiamo con l'onboard di qualche pilota per avere il dato preciso, ma insomma è una curva da quinta sesta marcia all'incirca. River che dopo tutte queste soste si trova in terza posizione, che sarebbe una cosa buona se non fosse che, come ripetiamo ormai fino alla noia, questo danno al fondo veramente lo penalizza, soprattutto con la gomma hard, mentre prende drive thru per Tartaruga che rimane troppo indietro. E qua è qua appena arrivato ha assistito alla bananata alpina, adesso invita Tartaruga che potrebbe coprire Crick e dargli una mano, drive thru. Buonasera Lorenzo D'Amore, salve, complimenti. E qui il gioco ha fatto un altro bello scherzetto dopo quelli avvenuti in settimana. Diciamo che Tartaruga non poteva volare e raggiungere la safety car dopo aver effettuato la sosta. Non so se si sia effettivamente tenuto margine per non consumare la gomma, fatto sta che... Se prima poteva magari anche, chissà, lottare con Crick per la vittoria, perché a questo punto della gara mancano 10 giri, con la gomma rossa si possono fare, e adesso invece tutto quanto da rifare, se non diventare impossibile guadagnare una posizione, immagino in top 5, se non con un'altra safety car. Sfumare la possibile vittoria per Tartaruga fa però avanzare un Naspaz che è lì, con 6 giri di gomma media, con essenzialmente il podio in mano, visto il drive-thru che dovrà scontare Tartaruga. Ha però dietro di lui un gruppo di piloti con gomma nuova, già rossa nuova per Biagio e Robby, che però accusano danni al fondo, così come Ezio che invece ha una hard usurata. Per trovare un gruppo più pericoloso, magari un pilota, insomma il cronometro alla mano può certamente insidiare Naspaz, è Ruggio 81 che è in ottava posizione con due giri di gomma gialla. E Emis sembra troppo lontano, quindi per Naspaz diciamo se la ripartenza va tutto in ordine sembrerebbe poter essere un GP decisamente positivo fino a questo, lo è stato sicuramente fino a questo momento, tutte perfette le chiamate, lui sapeva già di questa safety car della bananata Alpine e quindi ha messo la gialla, esperto Paolo, e per il momento sta andando bene, sono felice per lui sotto questo punto di vista. Non è colpa, no vabbè Lore, è la burla, il gaudio, la simpatia, il gioco. Vediamo se la safety car rientrerà, sembrerebbe di no. Bisogna stare molto attenti, come hai ripetuto giustamente tu prima, su questo circuito, perché la vettura di sicurezza, in questo caso Mercedes, potrebbe mettere la freccia veramente all'ultimo e lasciare spiazzati tutti quanti i piloti, creando non pochi problemi.
Credo tanti uno switch in casa Alpine. No, è Tex che torna di nuovo ai box per andare anche lui sulla gomma rossa. Saggio, diciamo, sotto questo punto di vista. Ha aspettato prima di riunirsi al gruppo. Insomma, nel dubbio eventualmente la safety car facesse lo scherzetto di ripartire prima che le due Alpine si fossero riaccodate. E va anche lui sulla gomma rossa per cercare di risalire la china insieme al suo compagno di scuderia. Insomma, con questa gomma e visti i danni degli altri, potrebbero puntare ad una top 5. Ci sono 7 piloti in pista con i danni al fondo, 7 su 13. Sì, come piace chiamarlo a me, sul tracker c'è un albero di Natale con tante palline colorate all'interno, per l'appunto, della sezione danni. In più abbiamo questo sfortunatissimo drive-thru di tartaruga, che sì, ci fa gioire perché sono il primo fan di Naspaz, no, il primo è Long, quindi sono il secondo, però questo drive-thru veramente ci priva di una lotta che poteva veramente essere all'ultimo sangue, anche perché comunque Crick ha perso tanti punti, ma non è che abbia veramente tanto da perdere, ancora un vantaggio veramente grande. Questa volta la safety car spegne le luci con più anticipo, quindi speriamo in una ripartenza abbastanza normale. Abbiamo visto dalla grafica di sovraimpressione, dallo split screen, in realtà il monitor del tracker live timing, ci sono 3 secondi di penalità anche per UPIP, quindi anche il tema penalità sarà fondamentale. Ovviamente per Tartaruga, sai, quasi non sarebbe male sfruttarli questi 3 giri di possibilità, cioè ha a disposizione 3 giri prima di dover obbligatoriamente scontare il drive-thru. A questa gomma rossa non sarebbe male in realtà sfruttarla, cercare di allungare e poi andare a fermarsi invece che tentare di fermarsi subito, anche perché il gioco credo non glielo sconterebbe. Ci ha già provato River Marathon in Ungheria. Di nuovo bandiera verde, ripartenza pulita con Crick davanti a Tartaruga, che però è costretto a fermarsi. River Marathon, poi Rugio già all'attacco nei confronti di Ezio, uscito forte a questo punto, ha preparato bene la ripartenza. Staccata profonda da parte di Ezio e guadagna la posizione nei confronti di Robby. Incrocio delle traiettorie con Ezio che nell'attaccare e difendersi da Ruggio riesce quindi a sopravanzare Robby. Lì davanti lotta anche tra Biagio e Naspaz, con Biagio all'interno qui in curva grande, così come Robby su Ezio. Si muovono tanto le carte qui nella zona per le posizioni più nobili. Si agganciano, attenzione, Naspaz e Biagio, arrivano lunghi, no! E poi un contatto mentre che Naspaz rientrava, è andato a centrare la posteriore destra di Robby. Un disastro purtroppo per 3 piloti che stavamo tifando davvero tanto per un piazzamento onorevole e stavano facendo fruttare bene le loro occasioni. Oggi le Red Bull partecipanti al tiro al bersaglio, veramente incolpevoli in entrambi i casi, mentre Agnes prende penalità di 5 secondi probabilmente per una bandiera gialla per un sorpasso su Robby, che però si era girato, quindi potrebbero ipoteticamente essere tolti al termine del Gran Premio questi 5 secondi. Ovviamente tutto quanto materiale per il post gara. Allora vediamo, ne approfittano ovviamente le Alpine per risalire. Emis dall'ultima posizione, la 13esima, in questo giro è già risalito in nona. Ha nel mirino a sua volta Alex Pilotino, va a scontare il drift through del metro di Tartaruga, quindi via libera per River Marathon ed anche per Black Biagio, che quest'anno, partito dalla Pro League, tanti impegni, tante difficoltà anche in pro a livello di ritmo, anche per lui questa quindi è una bella storia di riuscire a cogliere il podio. Buonasera dalla chat anche a Giovi. A proposito di belle storie, all'esterno Emis invece per tornare, no, di nuovo la seconda volta al contatto con Alex Pilotino. Forse qui meno colpe per Alex, poiché Emis si è trovato con questo boost di gomma e ha guadagnato tanti metri nel cambio di direzione. Alex magari qui ci può stare che non si aspettasse il contatto qui, quasi una manovra, vista la Alfa Tauri che diciamo cugina della Red Bull di Vettel. Qui uno non fa in tempo a finire un ragionamento che si tirano fuori, ragazzi. Purtroppo contatto tra il rosso 93 e Naspaz, stavano imitando Vettel Alonso nel 2013 e tuttavia con la gemella della Red Bull di Vettel, rossa di Alonso, rossa per Naspaz, contatto tra i due al centro della variante della Roggia. Diciamo buonasera a Giovi, qui vittoria per Giovi, la prima su Formula Italia Team su F1 2019, se non vado errato, vittoria all'esordio. Quindi buonasera caro Giovanni Costa, poi cresciuto, bravo, militato lì dietro la Haas. Cosa ha fatto Alex? Si è spento il pad. Io chiamo in causa il gruppo Original Primers, è andato a dare un bacio alla variante al muretto Capozzo, perché diciamo in quella zona della pista Alex ha sempre avuto delle difficoltà per l'uscita dalla variante Ascari,
arrivando al contatto, questa volta è stata una manovra un po'. Non dico anche dai zigzag che ha fatto ora sul rettino principale, sembrava quasi si fosse spento il pad. Ha una foratura alla posteriore destra? No, era il calore che è un effetto visivo. Il tracker nel frattempo si è aggiornato e veramente sembra un bollettino di guerra. Credo siano 4 i piloti che non hanno danni al momento: Crick, Ruggio, Tex. Quindi, comunque, bravo a tirarsi fuori dai problemi. E lo sfortunatissimo Tartaruga. Tartaruga, dopo il drive-thru, è sceso in 12ª posizione. Ha comunque una gomma nuova e la vettura sana per provare a risalire. Diciamo che. Passato il rosso e chiusi questi 5 secondi, però sono tutti abbastanza alla portata fino a Ezio. Sono tutti separati da 1 secondo e mezzo, 2. Quindi, con la vettura sana, delle manovre agevoli, dovrebbe riuscire a recuperare. Tutt'altro che agevole, qui si trova piantata l'Alfa Tauri dei Rosso 93. Poco da fare, ovviamente, sia a differenza di danni sulla vettura che di usura dello pneumatico. Sale in 11ª casella per il momento. Tartaruga ha chiamato a chiudere 5 secondi, però adesso su Roby, che si vede davanti a lui battagliare Alex Pilotino e Tex. Lì davanti tiene botta Black Piaggio appena fuori dal DRS, adesso nel secondo rispetto a River Marathon, tanto sotto per Alex Pilotino che ha un danno all'ala e cerca di rientrare in box. Sì, no, le finte di Alex. Allora che succede? Roby, primo spettatore di un duello acrobatico, definiamolo in questo modo, tra Alex Pilotino e Tex per la 8ª posizione. Quindi ringrazia Tartaruga per cercare di chiudere il prima possibile questo gap. Uscita vicini, quasi ad agganciarsi Alex e Tex, ma riesce nella manovra alla fine Alex per riprendersi l'8ª posizione. Sono arrivati dei secondi di penalità per Emis, ce ne segnato. Sì, quelli bandiera... presi per bandiera gialla. Ah, però credo che verranno tolti, bandiera perché... gialla. Ah, immagino sorpasso illecito su Roby che si era girato. Credo altro testa quota invece questa volta per Alex Pilotino, sempre alla Roggia, perso la posizione su Tex e Roby, ripartiva a Keragost. Vicino Biagio a 2 decimi da River Marathon, che questa sera in continuazione abbiamo segnalato il suo danno al fondo, molto pesante, un po' meno quella parte di Biagio. E Ruggio per il momento con una vettura sana, ma una mescola gialla rispetto alla rossa di Black Biagio, sta osservando le manovre per giocarsi una piazza d'onore sul podio. Piaggio quasi si deve guardare da Ruggio, che insomma, nonostante al DRS per attaccare River Marathon, quasi si deve guardare da Ruggio, che affaccia il naso della sua Ferrari verso la staccata della prima variante, poi torna dentro, fa lo stesso Piaggio rispetto a River Marathon. Si muovono invece Emis ed Ezio. Emis per salire in 6ª piazza, e se questi 5 secondi saranno rimovibili è già in 5ª posizione, visti i 3 secondi di penalità da parte di Upip. Si muove anche Roby all'interno di Tex, è passato anche Tartaruga su Alex Pilotino, entra quindi così in zona punti il pilota McLaren, amaramente sprofondato in 13esima, ultima posizione a 34 secondi. Invece Naspaz, che si è visto alla Roggia autore di molteplici contatti purtroppo nel corso degli ultimi giri. Essenzialmente in pista con la vettura sana ci sono solo 3 vetture: Crick, Ruggio e Tex. Piaggio al sorpasso di River Marathon sul serraglio, manovra comoda e forse anche saggio da parte di River di farsi sfilare qui, poiché adesso avrà il DRS sul rettilineo principale. Ruggio che adesso non deve perdere tempo se non vuole perdere il treno di Black Piaggio con un River che a livello ipotetico sarà più lento rispetto al pilota della Williams. Si vede già soltanto qua la parabolica quanta fatica fa, e praticamente Ruggio lo sfila ancora prima del traguardo. Sì, proprio non vuole girare la vettura a centro curva, poi sul dritto allunga e quasi a panino si trova. Attenzione, perché Biagio difende la traiettoria esterna, Ruggio la frena, la gira, che capolavoro di Ruggio, sembrava andare lunghissimo dalla telecamera e da quanti metri ha preso Biagio, e invece Ruggio riesce in un doppio sorpasso allora sul rettilineo principale. Dalla quarta alla seconda posizione, forse un Biagio che si è tenuto qualche metro in frenata per non forzare troppo, difendere tra virgolette il podio, visto che penso adesso riuscirà a restare in zona di DRS con Ruggio e scrollarsi di dosso River Marathon, che sta già facendo un miracolo anche solo a rimanere in pista, così come essenzialmente le altre 7 vetture. Danno rosso al fondo per Naspas nel frattempo, con penalità per Biagio, veramente un gran peccato, sarà difficile guadagnare questi secondi in 3 giri nonostante il danno di River.
Vediamo, è chiamato ad una essenzialmente mezza impresa qui alla staccata della Scari, già si compromette qualche decimo prezioso, è arrivato troppo sotto a Ruggio in frenata e perde decimi preziosi. Ritiro per Robby, 25-27, non dovrebbe entrare la safety car. Robby è arrivato al ritiro alla seconda di Lesmo, credo errore tipico, sfruttando troppo il cordolo in uscita. Le barriere sia sulla destra che sulla sinistra sono molto vicine, e quindi un peccato zero per Robby, che era in zona tra l'ottava e la decima posizione e stava anche lui costruendo una buona gara. Tutto sommato ha letto bene la maggior parte delle situazioni, un po' troppi contatti anche per lui. L'ultimo davvero sfortunoso, aveva cercato di girare quanto più largo possibile alla roggia, la Ferrari di Naspaz ormai imbizzarrita lo ha travolto e ha solo peggiorato i danni che già pendevano sulla testa e sul corpo della vettura di Roberto Belli, che insomma, magari prossima gara, festeggiando la 200ª su Formula Italia Team anche per lui a Singapore, gli auguriamo magari di poter cogliere un risultato sicuramente più positivo di questo. La nuova Singapore, tra l'altro. Sì, è vero. Peccato non ci sia una zona di DRS lì, per insomma, l'hanno fatto con Las Vegas, la maggior parte dei circuiti, no? Di mettere una zona di DRS proprio nel finale per obbligare i piloti ad attaccare e tentare un arrivo in photo finish per aumentare lo spettacolo. Peccato non ci sia in quel frangente. River si sta staccando, sta spremendo la batteria al massimo, sta lampeggiando, vuole cercare in qualche modo di mantenere il podio. 1:08. Quindi 1:02 di margine per mantenere questo podio all'ultimo giro non sarà facile, a meno che Black Biagio non si dia fastidio con Ruggio, cosa che non credo accada, perché ovviamente questi 3 secondi per Black Biagio sono da mantenere nella, su River Marto, non avrebbe senso attaccare Ruggio, e invece succede lo stesso. Può permettersi di attaccare Ruggio qui, forzare, fare un bel T1, non un bel ingresso in realtà, ha compiuto all'ingresso della prima variante, quindi magari se fatto bene poteva essere un'ottima mossa, perché forza magari qui nel T1, poi dopo lascia risfogare Ruggio sul rettino del serraglio senza perdere troppo tempo, Ruggio si riprende la posizione con il DRS e magari ha la scia in più verso la parabolica, ma per il momento non è riuscita questa manovra. Un po' non vedo River, è ripartito lento, credo ha commesso un errore purtroppo River, quindi diciamo si è salvato Biagio. Sebbene sembrava una manovra un po' troppo i rigori da dover portare a termine, invece un errore di River, credo in frenata, oppure ha saltato troppo sui panettoni, sui cordoli alla variante della roggia, e quindi nulla da fare per River Marathon, che all'ultimo giro si vede sfuggire di mano il podio. Credo sia un gran chelem per Crick. Paul, vittoria, non ho notato il giro veloce. Nel dubbio è sicuramente un hat-trick. No, perché non ho notato il giro veloce. Nel dubbio è sicuramente una vittoria per il leader della classifica, Crick, che dopo una tempestosa gara in Olanda si ritrova e mette tutti sull'asse dei formaggini, con Crick che vince davanti a Ruggio, che prende la seconda posizione a Biagio a causa delle penalità impostate dai track limits marchiati con The Master. Quarta casella per River Marathon, quinto Upi per chiudere la top 5, ma cede la posizione ad Emis, che in teoria però nel post gara dovrà farsi rimuovere questi 5 secondi. Allora per il momento va sesto Ezio, settimo Emis, ottavo Tartaruga, poi Tex, Alex Pelotino e Rosso e Naspaz. Come detto, risultati ufficiosi, poiché oltre alle possibili penalità da rimuovere targate con The Master ci saranno quelle dei giri di qualifica e giri richiesti alla direzione di gara, visto che su questo tracciato erano particolarmente osservate l'ingresso di curva 1 e l'ingresso della variante Ascari, che insomma dai track limits del gioco consentivano qualche diciamo centimetro rubato da parte dei piloti, ma quest'anno abbiamo visti davvero pochi diciamo di cambiamenti sotto questo punto di vista. Ale, una gara certo rocambolesca, ma che insomma, ha visto in Crick il cannibale di questo GP. Sì, diciamo che non dico che potrebbe permettersi anche di non pubblicare i giri della qualifica mentre Naspaz conclude la gara ai box, però sì, veramente oggi di un altro pianeta, l'unico pilota che forse poteva tenergli in testa la Tartaruga, purtroppo molto sfortunato. Confermato, come detto, attendiamo sempre il post gara. Per il momento, dai risultati di ciò che dice la pista, 1:22.342 il giro veloce da parte di Crick, quindi dovrebbe essere un gran chelem, visto che anche no, c'è stato Tartaruga per qualche giro davanti con prima della safety car, quindi sicuramente o probabilmente
ripetendo l'attesa verso il post gara, un hat trick da parte di Crick, che si prende la pole position, il giro veloce e la vittoria. Da ciò che ci ha raccontato questo Gran Premio d'Italia, primo podio in carriera per Black Biaggio, una bella storia, sebbene per River è sicuramente un dramma a livello di classifica, va a perdere 3 preziosi punti. Conferma invece il periodo di buona forma da parte di Ruggio, che anche questa sera è riuscito a raddrizzare una gara che non per sue colpe, diciamo, in curva 1 era già mezza compromessa. Sotto questo punto di vista, miracolato ad essere colpito sia all'anteriore destra, e che ha tenuto la sospensione all'anteriore destra, mentre River colpito sul fianco ha avuto fin poco poche speranze, insomma, di uscire sano, o perlomeno non troppo storto, diciamo, da curva 1. Questi risultati, quindi, con la vittoria di Crick davanti a Ruggio, Biagio, River e Dupi per chiudere la top 5, Ezio, Emis, Tartaruga, Tex e Alex Pilotino chiudono la zona punti, Rosso, Naspaz e Roby ritirato ma comunque classificato per aver completato il 90% di gara, chiudono i 13 piloti che hanno partecipato a questo 12° round con la Premier League 2023-2024. Noi ci prendiamo un attimo di pausa pubblicitaria per poi ritrovarci sempre qui in diretta per le interviste con i primi 3 classificati. A tra poco. Ci sono, arrivo, eccoci qua! Ciao Don Roberto! E allora, state bene? Oggi vi faccio spendere qualche cosa! Ci vuole un qualcosa di forte, bene! Questa è una proposta shock! State bene attenti! Un prodotto unico! È bello! Lo senti? Ti dà i brividi! Ti dà gioia! Questo prodotto è... è una maglietta a cotone 100%, vale 19, 29, 39, 20 euro. È resistente negli anni. Lo vediamo meglio, eccolo qua. Fermati Aldo, soffermati su questa. Costa comunque più spesso, lo mettete senza maglione, eccetera, vi veste, fa abbigliamento. Praticamente fa da cosa pesante, anche invernale. La mettete col jeans, il pantalone elegante, bene. Ce n'è una, viene Aldo, seguimi. Abbiamo la grigia, tinturita. La vinaccia e quella bianca, bene? Quando vi siederete direte: no babbo, non è possibile, no babbo, e invece sì, respira questa, è chiaro? Un prodotto ambito da tutti, a volte introvabile, ve lo consiglio con cuore, con sudore e con gioia. Di nuovo in diretta in quest'occasione per l'intervista con i primi 3 classificati del Gran Premio d'Italia. Cominciamo allora dal primo classificato, leader del campionato. Questa sera un cannibale Crick che, insomma, a microfoni spenti stava, ecco, adesso cercando di capire cosa si è lasciato alle spalle, meme dell'aeroplanino che ha dietro tutte le esplosioni. Sì, ciao a tutti ragazzi, buonasera. Niente, come stavo chiedendo, infatti prima non avevo capito cosa fosse successo in curva 1. C'era Tartaruga che mi diceva che forse c'era stato un problema, infatti, con Upip. Vabbè, non me ne sono preoccupato, appena visto che c'era lo spazio ho iniziato a... perché nel momento in cui in questa pista non dai il DRS, non ce n'è, se hai un minimo di passo in più riesci ad andare via. E poi avevo le soft, quindi sapevo che potevo dare il gap all'inizio. L'unica incognita erano le safety car, come infatti poi ne sono uscite un paio, però sono riuscito a gestirle tutto sommato bene. La prima mi ha permesso di andare un po' più lungo con le soft, però volevo tirarle lunghe perché vedevo che sarei rientrato dietro tutto il gruppone. Infatti la mossa lì l'ha fatta, secondo me, Tartaruga, che è entrato infatti con le hard, ha messo le hard, poteva arrivare secondo me tranquillamente a fine gara, infatti peccato per i drive-thru. E poi basta, una volta che ho messo le medie, ho visto che River è rimasto bloccato nel traffico, poi mi avete detto che c'avevo avuto un danno al fondo, per cui probabilmente la gara in realtà non dico che si è conclusa a giro 1, ma cioè, una volta che ho dato il gap lì era difficile rivenirmi a prendere, appunto. Poi sono stato anche abbastanza furioso con le ripartenze della safety car, non ho mai lasciato lì nessuno attaccato. E tutto bene, l'unico dispiacere, appunto, se posso dire, è la gara di Tartaruga. Secondo me senza problemi avremmo fatto un 1-2 McLaren oggi, però purtroppo ha preso un drive-thru per distanza in safety car, quindi è un po' un peccato, ecco. E basta, tutto qui, la gara è stata buona. Molto bene, grazie mille. Veniamo allora al secondo classificato, Ruggio 81, che, insomma, questa sera ha detto: no, io errori non li faccio. Poi è stato travolto da un treno verde. Ah,
Rugio? Mi sentite? Sì, mi sentite? Ah, ok, adesso sì. Oh, ah, scusate. Dicevo, parto dalle qualifiche. Grande lavoro di squadra casuale col grande Naspaz. Era fuori che stava rientrando. Gli ho detto, aspettami che mi lanci. Infatti, gran primo settore. Poi, peccato, ho sbagliato il secondo. Ci ho lasciato un decimino. Però più della seconda piazza non si poteva fare perché, come dicevi prima, Crick Annibale stasera di un altro pianeta. Poi in gara a partenza semi tranquilla, a parte una meteora verde che si è abbattuta su una Red Bull che mi ha trascinato anche a me nella via di fuga in curva 1. Pensavo che mi dasse la penalità di 5 secondi, visto quando tagli la curva, invece per fortuna niente. E poi piano piano sono risalito. E poi dopo forse ho sbagliato a rientrare a mettere la gialla perché mi sono ritrovato in mezzo al traffico. E poi sono stato anche lì fortunato che si sono acchiappate 4 macchine in un secondo, si sono girate e mi sono lanciato all'inseguimento di Biagio e di River. E poi una volta ho fatto un bel doppio sorpasso dalla parabolica, sono uscito bene perché purtroppo River aveva quel problema e col DRS ho superato anche Biagio. E poi niente, ho visto, ha preso 3 secondi, sicché mi sono messo dietro di lui, vedevo che River piano piano si allontanava, ho detto tanto più di secondi non si può arrivare. E niente, tutto qua. Anche io, mi guarda, mi dispiace, anche se non fa parte del mio team, mi dispiace per Tartaruga quando ho visto che ha preso il drive thru, mi dispiace anche a me. Sì, anche in Ferrari si stava rischiando anche per voi il doppio piazzamento sul podio con Naspaz, però come detto poi la ripartenza dell'ultima safety è stata alla roccia, una carambola con 3-4 vetture, coinvolto anche il buon Paolone. Veniamo allora al terzo posto. Sì, peccato. Mm-hmm. Veniamo al terzo posto allora con Black Biagio, il primo podio in carriera dopo una pro rocambolesca, venuto in prime, tempo di adattarsi, è una bella storia anche per te Biagio, quindi dopo una prime che anche gli anni passati insomma come wildcard ti aveva già accolto e finalmente un buon risultato. Sì, buonasera, è il secondo podio infatti dopo l'anno scorso finalmente. Come è andata la gara nel complessivo? È stata una gara particolare. La qualifica l'ho sbagliata, come sta succedendo ormai su Formula 1 2023 tutto l'anno. In partenza avevo paura di curva 1, infatti sono uscito dalla curva 1 ultimo, dalla sesta posizione. Poi non mi ricordo con chi ero, che mi sono girato subito e quindi sono ripartito di nuovo ultimo. Ma partendo con gomme medie mi sono ritrovato fortunato con la prima safety perché mi ha consentito di cambiare passare sulla rossa e quindi avere un vantaggio di gomma su River e anche sul Naspaz. Infatti all'ultima ripartenza sono riuscito a passare, ho avuto paura quando ho preso i 3 secondi al penultimo giro, quello sì. Per il resto poi chiuso secondo, ma è arrivato terzo. Molto bene, grazie mille. Ale, hai qualche dubbio che vuoi toglierti nei primi 3 classificati? Sì, io ho una domanda specifica per Crick, dato che su Formula Italian Team le doppiette o comunque i team che sono molto competitivi sono merce rara, in quanto il sistema draft non consente a 2 piloti top di entrare all'interno dello stesso team. In questo caso però non è successo, dato che abbiamo 2 piloti comunque di livello come te e Tartaruga all'interno della scuderia McLaren. In questo Gran Premio, nello specifico, c'è stata una fase di gara dopo la seconda barterza safety car in cui eravate appunto te primo e Tartaruga secondo con gomma rossa prima poi del disastro del drive-thru. In questo caso gara libera oppure ordini di scuderia, non facciamo cavolate? No, ne abbiamo parlato, ne stavamo parlando giusto un attimo prima che prendesse il drive-thru, per assurdo. La strategia era partire, staccare River e poi gara libera, come veniva. Ma col fatto che io avevo la media, lui aveva la rossa e River aveva la hard, in più appunto non sapevo che aveva l'alettone o comunque danneggiato, però sapevo appunto che avevo più passo di lui, la strategia era stammi attaccato, andiamo via e poi lottiamo gli ultimi giri. Perfetto, oh, grazie. Figurati. Molto bene, allora direi che siamo in conclusione, ringraziamo i primi 3 per essere stati qui con noi, grazie Crick e buonanotte. Grazie a voi, buonanotte ragazzi. Grazie Ruggio, buonanotte. Ciao a tutti, buonanotte. E grazie ovviamente anche a Biagio, buonanotte. Buonanotte, alla prossima.
anche per quanto riguarda i campionati FIT per questa settimana è tutto. Ci vediamo direttamente lunedì con la Sport, martedì la Pro e mercoledì la Master League, ovviamente sempre qui sull'autodromo nazionale di Monza per quanto riguarda questa settimana italiana. Ringraziamo ovviamente staff organizzativo, direttori di gara, tutti coloro che in questa settimana ci hanno dato una mano, e ovviamente questa sera anche il caro Alessandro Galliano per avermi aiutato al commento. Grazie Ale, buonanotte. Grazie a te Raffa, ci vediamo la prossima settimana con altre tre gare, anzi no, tre perché poi c'è la pausa, quindi tre gare poi pausa per poi andare a Singapore. Molto bene, ci vediamo anche sui vari social targati Formula Italian Team, Instagram, che usciranno memini a questo punto, l'abbiamo chiamati quasi in diretta, poi sul sito ovviamente www.formulaitalianteam.com e il canale Telegram per restare aggiornati il prima possibile, avere tutti i referral link sempre aggiornati. Grazie ancora per averci seguito e buonanotte.